Spolta e Rendereto si affrontano al Caprarese, una bellissima gara, nessuna delle due ci stava a perdere, è finito con un 1-1 che alla fine accontenta tutti quanti, è tantissimo spettacolo. Si parte subito con la prima conclusione dopo appena 60 minuti di gioco con Antonacci e De Torre respinge in calcio d'angolo. Risponde lo Spoltore al nono minuto con Sborgia che impegna Di Giuseppe, sulla respinta del portiere interviene Grassi che c'entra la traversa. Nuovamente Nereto, minuto sedicesimo, colpo di testa di Eleuterio, De Torre blocca. Al 31esimo minuto lamentano un mani in area di rigore quelli del Nereto, ma Danilo posizionato benissimo dice che si può proseguire. E allora mette tutti quanti a tacere Antonacci al 33esimo minuto e deposita alle spalle di De Torre, Nereto in vantaggio. Risponde lo Spoltore al 37esimo con il colpo di testa di Bordoni che termina di un soffio sul fondo. Con le immagini montate da Carlo Di Blasio passiamo al secondo tempo. Subito terzo minuto ci prova Grassi, la sua sforbiciata viene respinta da Di Giuseppe. La palla finisce sui piedi di nuovo, la conclusione dello spagnolo anche questa volta è bloccata dall'estremo difensore ospite. Ci prova Lazzarini al decimo minuto, la palla si spegne sopra la traversa. Dodicesimo minuto, Bordoni taglia per Dintino che strozza toppa la conclusione, palla sul fondo. Quattordicesimo minuto, Spoltore pareggia, splendido il calcio d'angolo battuto da Di Pentima per la testa di Grassi che firma il suo 14° gol stagionale. Palo esterno di Antonacci al minuto 27, sarà questa l'ultima emozione della gara, Spoltore e Nereto 1-1, la parola ai due allenatori. Mister Michele De Felis, oggi potevate festeggiare la salvezza diretta, ci sarà da soffrire anche ancora 90 minuti, anche se nell'ultima gara ci sarà il Martinsicuro già condannato, comunque un buon punto per oggi per la sua formazione. Sì, perché non è facile venire a giocare contro lo Spoltore, nelle ultime 3-4 penso abbia fatto minimo 2 gol a tutte le squadre, noi siamo stati bravi, siamo stati un pochino fortunati nei primi 15 minuti dove loro hanno colpito la traversa, giocavano meglio di noi, poi siamo stati bravi a rimetterci in sesto e siamo stati bravi a far gol, poi su quel gol abbiamo fatto alcune ripartenze pure e diciamo che abbiamo chiuso il primo tempo meritatamente in vantaggio. Donato Ronci, punto guadagnato o 2 punti persi oggi? È stata una partita difficile, tosta, credo che alla fine il punto oggi sia importante perché pronti via abbiamo avuto 2-3 situazioni, Giuseppe ha fatto 2-3 parate incredibili, poi siamo andati sotto con un'azione dove loro hanno vinto 2-3 rimbalzi, si sono trovati in vantaggio, per noi si è complicato il mondo. Però poi abbiamo avuto una grande reazione, nel secondo tempo siamo partiti forti, abbiamo avuto altre 2-3 situazioni, grande parata di Giuseppe, poi abbiamo fatto il gol, ci abbiamo provato e poi alla fine sono mancate un po' le forze. Forse si è sentita anche l'assenza, no, di una prima punta a livello fisico, perché Grassi è un attaccante forte quando attacca gli spazi, quando trovi una squadra che si difende con ordine al limite dell'aria così diventa difficile poi scardinarla, però i ragazzi stanno dando tutto e oggi era importantissimo non perdere, ma volevamo vincere, ci abbiamo provato, Di Giuseppe purtroppo è stato strepitoso e ci prendiamo questo punto e andiamo avanti con fiducia.